Bentornati in un nuovo video. Sono le 7:33 e ho finito le pulizie di riordino della mattina anche in camera. Ho già anche aperto, mi manca solo da lavare e aspirare il pavimento e ora mi vado a preparare per accompagnare Alex. 8 meno 16, quindi ora stiamo per andare a scuola. Alex è pronto, ora vedo anche di preparare il sugo. Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo vlog, come state? Allora, è presto, sono le 8:10, io ho accompagnato Alex a scuola, ho preso due brioche, una per me e una per Maria con la marmellata. Stamattina ne sento proprio, scusate, il bisogno. Io ieri ho finito a 12:30 di lavorare, ho iniziato alle 6. E quindi stamattina ero un attimo così, però sono riuscita insomma a fare le mie cose della mattina. Ho già preparato anche il sugo, tra un po' preparerò anche la cena ai bambini, perché io comunque 5:30 poi vado via, vado al lavoro, appunto perché devo iniziare alle 6 e quindi li lascio tutto pronto. Stasera gli faccio una bella torta con patate sottili, provola, prosciutto, patate, e poi gli preparo i cordon bleu con il pollo e volevo anche fare due o tre zucchine a fette lunghe e sottili per avvolgere il cordon bleu, così vengono ancora più buoni. E se riesco stamattina vorrei anche fare i biscotti con i bimbi, così da fargli fare un'attività. Stamattina non voglio uscire proprio per godermeli un po', perché è stata una settimana, anche lunedì, martedì, mercoledì, che ero a casa sempre piena di cose da fare. Siamo sempre usciti sia mattina che pomeriggio, che a loro piace tanto, però io ho proprio voglia e bisogno di stare un pochino a giocare con loro, con le nostre attività insomma. Quindi voglio giocare, fare del bagnetto con calma, vedere di fare anche i biscottini. Quindi vi porto con me in questa mattinata, così un po' di preparazione, ricette un po' assieme insomma. E niente, adesso andiamo a casa. Sono le 9, noi siamo in camera già da 20 minuti, abbiamo disegnato, adesso giochiamo un po' con le macchine e con il Lego e dopo facciamo i biscotti. Tua, 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 tua.
Questi sono gli zainetti uguali, uno di Liam, uno di Nathan, per le macchinine quando andiamo a fare i giretti. Qua c'è l'altro. Eccola uguale. E così quando andiamo fuori portano questa. Fate i bravi. Queste le ho prese al Teddy per 3 euro, ma sono molto carine, con Chase dei Paw Patrol. No, non si litiga. No. Senza litigare. Qua sono tutti i pezzi. Tieni. Guarda quanti pezzi che ci sono. Guarda, te li metto qui. Ok. Ok. Qua sono tanti tanti pezzi per tutti. Allora, questo è Nathan, Liam e Nathan hanno mangiato l'arancia e l'arancia è arrivata fino in testa, quindi ora ci facciamo un bel bagno, così dopo facciamo i biscottini. Sì. Thank you.
Netto ai gemelli fatto, guardate qui, roba che ho già da lavare. Adesso approfitto che mi faccio lo shampoo anch'io, così dopo pulisco la doccia. Direi che lo shampoo mi serve proprio, mamma mia. Capelli puliti. Mi sono anche ritruccata perché mi era colato tutto, di solito non mi cola. Adesso pulirò la doccia con questo bagno gel di Lisoform, quindi andiamo subito a provarlo. Allora, penso che ne basti poco perché credo comunque che sia bello schiumoso, quindi metto un po' d'acqua e ora proviamo. E vediamo subito com'è il profumo, è buonissimo ed è tantissimo che non lo prendo. Voglio pulire bene le assi. Allora, ho tirato su, è veramente ottimo, pulisce subito. Ovviamente io la maggior parte dei capelli li ho rimossi, però ovviamente qualcosa rimane sempre, quindi ora vado a pulire bene soprattutto in questi punti qui, che è dove si forma più sporco. Anche qua io la faccio tutti i giorni e basta davvero poco. Proseguo qua sulla parte del doccione. Ovviamente anche sulle piastrelle, che ieri ho pulito con la candeggina, quindi sono belle pulite, bianche. E continuo sulla rubinetteria, qui sulle assi. Che vedete che si forma sempre un po' di calcare. E proseguo anche su questo lato, ovviamente. Ora sposto anche le assi per fare dietro. Adesso utilizzo il cura doccia dell'Aquam, che basta praticamente spruzzare nei punti in cui si forma il calcare e sciacquare immediatamente. Credetemi che è una bomba e costa meno di 3 euro. Io lo spruzzo per bene e ora sciacquiamo tutto. Ecco qua il risultato, che a me piace tantissimo, quindi ora la doccia è pulita. Allora, sono le 10:25, quindi adesso mi asciugo i capelli e li piastro, così poi sono a posto per stasera che lavoro. E utilizzo sempre questo olio, che metto però solo praticamente sulle lunghezze. Io sono convinta che l'olio faccia proprio bene ai capelli, almeno io vedo la differenza se non lo uso. Metto solo qui perché altrimenti se lo mettessi anche sopra mi renderebbe i capelli grassi, che già ogni tanto tendono ad esserlo, motivo per cui li lavo comunque ogni 2 giorni. Quindi 2 giorni, il terzo li lavo praticamente. Ecco qui, penso che ora inizierò di nuovo a lasciare la frangia di qua, io vado un po' a periodi. So che molte di voi mi hanno detto che mi preferite in versione frangione, altre frangettone, io dipende, vi dico la verità. E niente, adesso asciugo i capelli e poi ci rivediamo dopo. Thank you.
Sono le 11 meno 10, ho messo le zucchine a cucinare. Nel frattempo ci occorreranno 280 g di farina, 8 g di lievito, 60 g di zucchero di canna, 60 g di zucchero normale, 80 ml di olio di oliva e le gocce di cioccolato. Io non ho il timbro per fare i biscotti e quindi fermo. Utilizzerò questo qui, quindi adesso andiamo a fare i biscotti. Allora, mi ero dimenticata, 80 ml di latte, aggiungiamo poi i due tipi di zucchero e l'olio. Mescolate finché non si sarà sciolto per bene. Adesso mescola Nathan. Adesso mescola Liam. Adesso aggiungiamo la farina con il lievito e dobbiamo ottenere un composto omogeneo per formare i biscotti. A questo punto aggiungiamo le gocce di cioccolato. Ne mettiamo tante e mescoliamo ancora. Allora, adesso utilizzando questa porzioniera per gelato faccio le mie palline, ovvero i miei biscottini. Allora, ho fatto una teglia qui e altri tre qui. Adesso ci vorrebbe un timbro a biscotti. Io utilizzo questo. Ecco qui i biscotti. Ecco qui i biscotti. Ne sono venuti praticamente 12. Allora, le zucchine sono pronte, quindi faccio un passaggio, appoggio queste qui e ci metto i biscotti e vediamo come vengono. Nel frattempo metto sull'acqua della pasta e faccio le cordon bleu.